Buonasera ragazzi, ok, allora vi do il benvenuto in questo ultimo mio video e volevo dedicare questa recensione a un romanzo che finalmente ho terminato di leggere, che finalmente ho finito dopo un po' di fatica, anche se vi dirò rispetto ai precedenti ci è voluto sicuramente meno tempo. Il romanzo è questo qui. E allora, parliamo dell'opera. Dunque, La Villa è un'opera del destino, è un'opera che ha scritto questo scrittore Samuele De Carlo, che vi vabbè, ribadisco conoscete già per il fatto che ha pubblicato recentemente questo romanzo poco dopo, anzi qualche anno dopo, la pubblicazione di Difensori della Luce. E dato i video che ho già fatto prima, non c'è bisogno che vi introduca chi sia lui, però vabbè, ne approfitto per parlare di questo suo ultimo romanzo, così da farvi capire un po' il genere letterario verso cui si è spostato dopo la pubblicazione del primo. Praticamente la storia è un thriller, è una storia thriller che tra l'altro ho già recensito per metà in un precedente video. Questa è la seconda parte che vi sto portando perché volevo proseguire e completare il romanzo nel più breve tempo possibile. Ora, di cosa tratta l'opera? Praticamente la storia prosegue gli eventi di una investigatrice privata di nome Cassidy, che con un aiutante, un certo Edward, si è diretta verso una villa, per l'appunto apparentemente abbandonata, che presenta però una serie di elementi misteriosi e nocivi, ovvero un elemento molto paranormale. Parliamo quindi di un romanzo thriller barra paranormale che cerca in qualche modo di presentare condizioni diverse per i personaggi che affrontano questa situazione. La prima cosa che devo dire, ecco, al momento, visto che vi ho già parlato della storia precedente, è che la copertina è un po' inappropriata, cioè questa non è neanche una villa, è una casa, però vabbè, potrei averlo già detto, quindi cercherò di non ripetermi troppo. Quello che però penso di poter dire, ecco, in questa condizione è che la storia prosegue dagli ultimi eventi che ci avevamo lasciati, ovvero Cassidy ed Ed finalmente si sono distaccati dalla famiglia Smith dopo averla sconfitto, dopo aver combattuto ogni singolo membro, aversi, diciamo, affrontato ogni individuo che presentava creature diverse come ragni giganti, lupi mannari e mostri di ogni tipo, e adesso stanno andando verso l'ascensore per raggiungere il primo piano. Che c'è al primo piano? Praticamente troveranno una serie di elementi che dovrebbero permettere di scoprire chi sono le entità demoniache che prendono il possesso della villa, cioè chi è l'entità che a quanto pare ha dimorato per tanti anni lì dentro uccidendo i suoi residenti. Qui, arrivati all'ascensore, incontrano 5 scheletri. La situazione precipita velocemente perché gli scheletri non vogliono lasciarli passare, loro quindi cominciano a combattere, però succede una cosa strana. Praticamente prima del combattimento loro parlano con questi scheletri e l'autore ci fa intendere che c'è uno scheletro che vuole in qualche modo favorire la fuga di questi due protagonisti per farli salire al primo piano e raggiungere quindi la zona più alta della villa. Qui i nostri protagonisti riusciranno quindi a scappare grazie all'intervento di questo scheletro, che combatterà per impedire agli altri suoi compagni, colleghi, insomma, di fermarli. E qua cosa accadrà? Accadrà che loro scopriranno dopo che uno dei fantasmi della villa, un certo Joachim Ferro, è in realtà il padre di questo scheletro. E quindi cosa fanno loro? Scoprono che in passato lui ha in qualche modo evocato un'entità demoniaca che ha preso possesso poi della villa, eliminando i suoi residenti, che lui, se non sbaglio, è il responsabile della creazione della villa, e che il tizio, l'entità, mi correggo, contro cui hanno combattuto, è rimasto vittima lui stesso, Joachim, di questo demone. In sostanza i nostri eroi si troveranno quindi ad affrontare poi questo spirito, a scacciarlo come hanno scacciato anche i fratelli Caroman, la famiglia Smith e in qualche modo anche gli scheletri, fino a giungere all'ultimo piano, dove troveranno un certo Gerard Devoild. Gerard Devoild sembra essere l'ultimo residente contro cui dovranno parlare, l'ultima persona indagata
sospettava di avere in qualche modo dei collegamenti con questa entità. Da un primo momento può sembrare il classico soggetto come gli altri che in qualche modo ha venduto l'anima al demone. Però questo tizio, questo individuo, non è un membro che ha perso la propria umanità a causa dell'entità demoniaca, no, è lui stesso il demone. E loro quindi dovranno affrontarlo, e qui nel combattimento finale praticamente che si scoprirà un segreto fondamentale. Scoprirà che il suo compagno di avventure, il caro Edward, in realtà altri non è che uno spirito, un'entità comunque anche lui, che sta cercando da tanto tempo di sconfiggere questo demone e che è morto in passato la prima volta che l'ha affrontato combattendo contro Gerard. Quindi niente, che si riuscirà a battere The Void con una serie di scontri molto particolari in cui Ed ovviamente l'aiuta, e qui quando The Void viene sconfitto viene bandito nuovamente per l'inferno, ecco che purtroppo Cassidy si rende conto che la villa sta crollando, perché l'intero peso della struttura, l'intera esistenza di essa stessa era sostenuto dall'entità demoniaca. Quindi Ed, che sa che non può permettere che un'altra vittima innocente venga spezzata da questa situazione, decide di far andare via Cassidy e praticamente la fa scappare grazie ad un paracadute improvvisato. Ci sono un paio di situazioni interessanti, per esempio la scena iniziale in cui incontrano il lago pieno di anime che allungano le braccia dal fondo per toccare Cassidy e per portarla giù è interessante. Ricordiamoci che la villa è su un'isola, quindi sono isolati dal resto del mondo in un certo senso. Che poi molte vittime sono effettivamente perdute, gli Smith, i Caroman, i Ferro e così via, non li vedremo mai più, sono dannati, le anime sono salite al cielo, certo, però hanno anche una situazione molto varia. Non è il massimo, però devo dire che l'ha scritto molto meglio rispetto al primo libro. Se il primo libro era leggibile, era scritto da Cani, qui ha scritto sicuramente un'opera che è più decente, devo ammettere che si è cavata meglio. Io so riconoscere quando un romanzo è discreto, quest'opera è abbastanza mediocre. La prima era indecente, ma qui siamo sul mediocre. Magari il terzo libro, quando sarà che uscirà, potrebbe rivelarsi più soddisfacente. Comunque io non posso obbligare nessuno, quindi se poi l'autore sarà così gentile da inviarmi magari la sua copia dei Difensori della Luce parte 2, io potrei anche leggermela e trarre spunto per qualche mia prosecuzione. Volevo, ecco, aggiornarvi sul fatto che, messomi in contatto con lui, l'ho convinto a scrivere, a permettermi di scrivere un sequel dei Difensori della Luce, così per vedere un po' cosa potevo uscirne fuori, visto che mi stava ispirando. L'opera è a un buon punto, diciamo che sono arrivato a 4-5 capitoli, ne mancherebbero comunque almeno un'altra quindicina perché vorrei arrivare alla ventina. Se riuscirò in futuro a pubblicarlo, magari fra un annetto o due, dovrei riuscire a prepararlo e vediamo che succede. Io sono una persona che comunque ha passione di questo genere, quindi si butta su quel tipo, però ovviamente ha anche altri impegni, quindi vabbè. Comunque come voto gli do un 6 su 10. All'altro gli avevo dato un 4 su 10, quindi vi dico subito che come punteggio è sicuramente migliore questo. Dai, vi do appuntamento del prossimo video, spero che vi potrebbe interessare, spero che potrete trovare magari discretamente interessante leggere quest'opera, se potesse appassionarvi, che magari volete ordinarne una online, e spero di portarvi a breve la fine dei viaggi di Tuff, così da chiudere anche con quella storia. Ciao ragazzi!